Oggi vi do un'idea per il pranzo di Ferragosto, oppure anche per un giorno particolare in cui magari siamo tanti e vogliamo anticiparci il pranzo. Prepareremo dei cannelloni gratinati che potremo mangiare sia caldi chiaramente, ma anche freddi. Farciremo i nostri cannelloni con della ricotta di pecora a cui aggiungiamo dei funghi porcini saltati in padella con olio, aglio e un pizzico di sale. Io ho preparata della pasta all'uovo, ma potremo utilizzare quella comprata, che è buona lo stesso. Per condire i cannelloni utilizziamo una besciamella senza burro, latte intero fresco, della farina, due tuorli e il parmigiano, che ci servirà anche sopra per condire. Iniziamo a preparare i funghi e la besciamella. Sembra lunga, ma in realtà è abbastanza veloce questa ricetta, perché si fa tutto sul fornello qua contemporaneamente. Allora, mettiamo un filo d'olio, lo spicchietto d'aglio e quando è caldo ci aggiungiamo i funghi. Facciamo cuocere fino a quando sono ben rosolati. Io ho utilizzato quelli a fettine che restano un pochino più croccantelli. Saliamo pure, che mi scordo sempre sto sale. Mentre i funghi cuociono, prepariamo la besciamella. Versiamo la farina e aggiungiamo il latte poco alla volta, leggermente intiepidito. Portiamo ad ebollizione e facciamo addensare il sale. Poco, che dopo ci mettiamo il parmigiano. Nel frattempo ho messo pure a bollire l'acqua per la pasta, così faccio presto presto. I funghi li ho cotti direttamente da congelati. Calcoliamo un paio di minuti dall'ebollizione e poi spegniamo. Questa ricetta di besciamella senza burro l'ho presa in prestito dalla mia amica Mariella Zanardi, dai suoi ricordi di famiglia, che ha scritto un paio di libri. Aggiungo il parmigiano. Mettiamola a raffreddare in una ciotola e mescoliamo spesso, se no si forma la pellicina. Volendo ci possiamo aggiungere un po' di pepe, così come pure nel ripieno. Schiacciamo un po' la ricotta e ci aggiungiamo i funghi. Mettiamo un paio di cucchiai di questa besciamella nel ripieno, così diventa più cremoso. Aggiungiamo i funghi. Assaggiamo e regoliamo di sale. Una volta che la besciamella si è intiepidita, aggiungiamo i tuorli. Plessiamo la pasta. Ho già salato l'acqua, ci aggiungo un filo d'olio e comincio a cuocerne un paio di pezzi per volta, no, un paio, tre, quattro. Scoliamo dopo, diciamo, un minuto, due minuti, dipende da quanto è doppia la nostra pasta. Tutta una diversa dall'altra, perché io la precisione proprio non ce l'ho. Passiamo alla farcitura dei cannelloni. Io devo stare attenta perché sennò mi faccio un poco... ripieni tanto. Questo pezzetto di pasta che resta scoperto, per non farla attaccare, ci spennelliamo un po' di besciamella. Mettiamo in una pirofila leggermente imburrata. Ricopriamo di besciamella.
polveriamo di parmigiano. Volendo una scagliettina di burro. Inforniamo in forno già caldo a 180 gradi, 200, per 20 minuti, fino a quando si colorisce. Eccoli, ho abbassato un po' perché colorivano troppo. Questa è solo una parte, perché la tadeglia sta cuocendo. Vi auguro un buon Ferragosto, buone vacanze e vabbè, noi siamo sempre qua con le ricette. Quindi ci vediamo. Non vi liberate di me.